Sì, direi anche io che possiamo assolutamente iniziare, anche perché dati gli impegni assolutamente sia suoi, professor Floridi, che del professor Casolari. Grazie ancora. Allora, inizierei innanzitutto dando il buongiorno a tutti. Grazie mille per aver scelto di partecipare all'UBLR Colloquium, che oggi giunge alla sua terza edizione. Il mio nome è Grazia Eleonora Vita e sono l'attuale direttrice della University of Bologna Law Review. Prima di iniziare, vorrei comunicare a tutti che è prevista la registrazione di questo incontro. Pertanto, chi non volesse tenere accesa la telecamera è assolutamente invitato quindi a spegnerla. E nel momento delle domande, quindi nel caso, si potrà utilizzare la funzione della chat. Quindi, ricordo anche che chiedo a tutti la cortesia di tenere i microfoni spenti, se non quando, insomma, ci sarà il momento per le domande. Quindi, Federico, quando vuoi, puoi iniziare con la registrazione. Allora, quest'oggi, come ho detto prima, siamo giunti alla terza edizione dell'UBLR Colloquium. L'UBLR Colloquium è un'idea nata dal precedente direttore della rivista, Francesco Cavinato, e vuole essere un'ulteriore, diciamo, attività promossa dalla University of Bologna Law Review. La University of Bologna Law Review nasce nel 2014 e inizia le sue pubblicazioni nel 2016. È una rivista in coproprietà col Dipartimento di Scienze Giuridiche a conduzione studentesca. Il nostro comitato editoriale consta più di 60 editor, sia tra studenti dell'Università di Bologna e studenti internazionali e quindi stranieri. Inoltre godiamo e siamo molto contenti, godiamo proprio della fortuna di avere un advisory board, quindi un board formato da accademici e pratici di veramente variegate varie anche del diritto, proprio perché la nostra è una rivista generalista. Tra i nostri traguardi scientifici ricordiamo l'indicizzazione in Web of Science, Scopus, e il riconoscimento da parte di ANVUR come rivista nel settore 12. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento a livello internazionale per la comunità scientifica, ed è proprio per questo che stiamo cercando negli ultimi anni di organizzare anche questo tipo di eventi, grazie proprio al supporto di ospiti facenti parte sia del nostro advisory board o selezionati da noi, come nel caso di oggi, il professor Floridi, proprio per il loro proprio background accademico. Prima di introdurre il professor Floridi, passerei la parola al professor Casolari per i saluti iniziali da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Grazie molte, signora Vita, buongiorno a tutte e a tutti. Con grande piacere che rivolgo a tutte voi un saluto caloroso da parte del Dipartimento. Ovviamente rappresento il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il professor Caglianello, che purtroppo non può essere presente con noi. Lasciatemi però dire che sono molto contento di sostituirlo in questa occasione, per due ragioni. La prima ragione è legata al relatore che avete voluto invitare per questo colloquium. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, è molto contento della decisione del professor Floridi di diventare un suo fellow, un suo membro. Siamo orgogliosi di questo, è una cosa che abbiamo voluto, abbiamo cercato e adesso sta giungendo a conclusione, manca ormai poco dal punto di vista formale a far sì che insomma, Luciano sia un nostro collega a tutti gli effetti. Ne siamo contenti, direi, per due ragioni. Una, non c'è bisogno di dirlo per la qualità dello studioso e del ricercatore, ma questo forse verrà anche ricordato dopo quando verrà presentato il professor Floridi. L'altro perché credo che Luciano, il professor Floridi, ci aiuterà a fare un salto di qualità nel nostro modo di fare ricerca e anche indirettamente quindi nel modo di fare didattica, perché ha delle capacità divulgative di visione multidisciplinare che il Dipartimento sta sviluppando, ha iniziato a sviluppare nel corso degli ultimi anni, ma rispetto alle quali credo noi ancora dobbiamo compiere un miglioramento e credo che avere Luciano con noi rappresenterà una spinta molto forte in questo miglioramento. È un processo che abbiamo già cominciato a fare, a guardare ai saperi altri rispetto al sapere strettamente giuridico, a guardare a metodologie altre rispetto a quella tipica della scienza giuridica, a interrogarci anche sulla necessità di avere un linguaggio
piano quando ci apriamo al mondo del non operatore giuridico. Lo abbiamo fatto nella nostra ricerca, ma lo abbiamo iniziato a fare anche nella didattica. Stiamo sperimentando negli ultimi anni, molti studenti lo avranno visto, delle nuove modalità di didattica innovativa, anche grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto come Dipartimento d'Eccellenza dal Ministero dell'Università e della Ricerca. E quindi sono contento che sia presente oggi Luciano, perché rappresenta, non voglio caricarlo di responsabilità, ma insomma rappresenta un valore aggiunto significativo per noi. E sono contento, e questa è la seconda ragione, che questa sua presenza si contestualizzi all'interno delle attività della University of Bologna Law Review. Perché? Perché l'University of Bologna Law Review rappresenta una prima azione innovativa che coniuga didattica e ricerca e che è stata sviluppata da studenti. Forse vorrei dire pionieristica, cioè prima ancora che noi ci interrogassimo, no, su come innovare la nostra didattica e per certi versi anche la nostra ricerca, gli studenti ci hanno preceduto e hanno sviluppato questo modo di lavorare, di studiare, ma al tempo stesso di approcciarsi al mondo della ricerca, e della ricerca a livelli significativi, importanti. Veniva ricordato prima dalla signora Vita che l'University of Bologna Law Review oggi è una rivista scientifica a tutti gli effetti in Italia, oltre che ad essere una rivista indicizzata su Scopus. E va reso, voglio dire, omaggio agli studenti per aver avviato questa iniziativa che poi si è consolidata nel tempo. Quindi ricorderei anche il dottor Alderuccio e il dottor Cavinato, che hanno preceduto la signora Vita come editors in chief e che hanno in qualche modo consentito insieme a lei e a tutti gli studenti che stanno oggi partecipando e hanno partecipato in passato alle iniziative di raggiungere questi risultati. Due parole, ma veramente due, e poi lascio la parola alla relatore, sul tema di oggi. Il tema di oggi è estremamente interessante, lo dico da studioso di diritto dell'Unione Europea, non solo per i profili che immagino verranno toccati principalmente dal relatore, che riguardano la dimensione etica di interazione tra privacy e app di tracciamento. C'è anche una dimensione più strettamente giuridica molto importante che riguarda bilanciamenti tra diritti differenti, operati bilanciamenti a livello sovranazionale, operati a livello nazionale. C'è anche una dimensione di tipo istituzionale che forse oggi non verrà toccata, ma che è bene in qualche modo teniate in considerazione. L'Unione Europea, penso avrete avuto modo di vedere in questi mesi, ha sviluppato un'azione di coordinamento tra gli Stati membri in materia di utilizzo di applicazioni di tracciamento nel contesto pandemico. E ciò è avvenuto attraverso raccomandazioni, prevalentemente, quindi attraverso strumenti di soft law. Ecco, questo approccio soft, morbido, nel tentativo di coordinare l'azione degli Stati membri nel contesto pandemico, è un approccio generale che l'Unione Europea ha adottato nell'emergenza e rappresenta un valore aggiunto rispetto all'approccio che l'Unione Europea aveva sviluppato e tenuto in precedenti scenari di crisi. In questo contesto si è cercato in modo significativo di creare un coordinamento tra l'azione degli Stati, e ciò spesso è avvenuto con strumenti soft, morbidi, flessibili. Questo crea degli altri problemi, perché chiaramente lo strumento morbido non dà vita ad un quadro giuridico definito, lo strumento morbido non è giustiziabile, tuttavia è da apprezzarsi questo tentativo iniziale dell'istituzione dell'Unione anche in ambiti in cui le competenze dell'Unione sono più discutibili, più rarefatte, di cercare di creare uno spazio giuridico di coordinamento con gli Stati membri. Volevo restituirvi questa dimensione istituzionale, perché fa da contorno e da sfondo in qualche modo al ragionamento che oggi svilupperete con il professor Floridi. Mi fermo qui, ringraziandovi ancora per
l'ospitalità e per l'iniziativa, e ma questo la signora Vita lo sa, ci siamo visti anche poco tempo fa per confermarvi il nostro supporto nelle iniziative, nelle attività che svolgerete anche in futuro. Grazie molte. Grazie a lei davvero, professor Casolari, e grazie anche per aver in parte introdotto l'argomento di oggi, grazie davvero. Allora, non vorrei perdere altro tempo, difficile, diciamo, arduo il compito di introdurre il professor Floridi, dato veramente il suo background accademico, cercherò quindi di riassumere in parte per poi lasciargli la parola. Il professor Floridi collabora con l'Università di Oxford ed è professore di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute e direttore del Digital Ethics Lab. Inoltre fa coltifello presso la Lanturing Institute, quindi l'Istituto di Scienza dei Dati, è adjunct professor presso il Dipartimento di Economia dell'American University presso Washington DC e insomma capiamo che l'ambito di ricerca veramente del professor Floridi è quello dell'etica dell'informazione e dell'etica del computer, la cosiddetta etica digitale e la filosofia dell'informazione e della tecnologia. Quest'oggi ci parlerà come prima anticipato il professor Casolari, di questo bilanciamento tra le app di tracciamento durante la pandemia Covid e il diritto alla privacy, ed inoltre affronterà la recente bozza europea in materia di artificial intelligence. Quindi non perderei ulteriore tempo, ringrazierei davvero ancora il professor Floridi per averci regalato il suo tempo quest'oggi e davvero grazie, siamo davvero onorati della sua presenza quest'oggi. A lei la parola. Grazie, spero che la tecnologia ci aiuti e che sia il video sia l'audio arrivino bene anche a voi. A volte arrivano degli inviti che tu vorresti non arrivassero, perché a volte ci sono degli inviti ai quali non puoi dire di no. E questo era uno di questi. Cioè, se gli studenti di quella che tra pochissimo spero potrò dire essere il mio dipartimento ti invitano a parlare di cose di cui ti occupi, lo fanno in un contesto interessante, con molta energia, allora, e fai il professore di etica, non fai il professore di diavolerie, come fai a dire di no? E allora era impossibile, diciamo così, sottrarsi da questo invito. C'è però un'ulteriore, anzi due ulteriori ragioni, e poi parliamo di cose serie. Una è che io stesso ho fondato una rivista tanto, tanto, tanto tempo fa, quando ero studente, e quindi mi sono un po' ritrovato. Sono andato a vedere, esiste ancora, grazie a voi, perché memoria appunto del nostro incontro, sono andato a vedere se era ancora esistente, e esiste ancora, si chiama, a seconda della pronuncia, Filosofema o Filosofema, noi lo pronunciavamo Filosofema, e la fondai con un altro gruppetto di studenti che trascinai in questa iniziativa nel 1986, che per voi, vi assicuro, è archeologia, ce l'ho presente. Il sottoscritto aveva nell'80 anni, quindi l'università, il secondo anno dell'università, grosso modo. E ricordo appunto la fatica in quel periodo, insomma, ho proprio un'altra esistenza, perché era cartaceo ovviamente e tutto il resto. Allora, forte di queste memorie un po' storiche, questa è l'altra ragione. La terza ragione è che vorrei anche fare un po' di pubblicità, nel senso seguente. Come diceva già il professor Casolari, detto anche Federico, almeno, non so se dobbiamo darci del lei qui davanti a tutti, l'arrivo a Bologna è un arrivo, diciamo, collegiale, nel senso che ci sono bellissime iniziative, sapete o verrete a sapere delle notevoli trasformazioni che Bologna sta attraversando e vi assicuro che c'è una cascata di buone notizie che sta arrivando, che non vi posso anticipare perché sarebbe brutto rispetto ad altri colleghi, ma nel giro di un anno o due, adesso guardo Federico che ne sa molto più di me, vi assicuro che Bologna, per quanto riguarda il digitale, sarà non soltanto un punto al vertice della tecnologia in Italia, ma in Europa. Questo vuol dire anche quindi, da un punto di vista legislativo, fondamentale come ruolo. Allora, perché, dove diciamo la pubblicità qui? È che nel mio ruolo di neo professore neocattedratico nel Dipartimento,
Vorrei tanto contribuire a far sì che la collaborazione anche a tutti i livelli, anche con gli studenti, sia il più proficuo possibile. Questo vuol dire che a un certo punto, lo stiamo già facendo adesso, cercheremo persone interessate a fare ricerca. Ora io lo so che nella facoltà di legge, studi giuridici, molte, almeno un terzo, se funziona come nel mio dipartimento, un terzo va nel business, un terzo va nel policy making at large, diciamo così, e un terzo resta in accademia. E quindi lo so che ad esempio almeno due terzi di quelli che ci stanno ad ascoltare non saranno interessati direttamente a fare ricerca, però quel terzo che fosse interessato a continuare a pensare, pubblicare, a studiare e ad avanzare lo stato della conoscenza umana, quindi non, attenzione, non a studiare, quello è quando uno fa fino al dottorato, ma a fare ricerca, cioè a far sì, a produrre sapere, non soltanto ad acquisire sapere. Ecco, non vi scordate, io tra un po' arrivo, risentiamoci se siete interessati o interessati. Chiudo qui appunto il stacco pubblicitario. Ultima battuta, ottima idea questa di fare una rivista, la Law Review a Bologna. Come sapete benissimo, tutte o quasi tutte le Law Reviews in generale americane sono gestite da studenti, anche se magari non c'è scritto nel frontespizio, e quindi non vedo perché non avere una simile ambizione, e sono contentissimo di aver sentito che sta andando molto bene. Non sono sorpreso, sono favorevolmente impressionato, ecco, non so dire, con un anglicismo. Adesso parliamo di cose un po' più serie. Allora, avevo promesso di parlare delle apps, lo farò anche da un punto di vista, se volete, vagamente privilegiato, si dice così, ma nel senso che sono stato coinvolto sia informalmente dal governo italiano e dal governo francese, formalmente dal governo britannico, come consulente in passato, si parla di molti mesi fa, per lo sviluppo di queste apps. Voglio anche anticiparvi che sono stata una delle voci un po' contrarie rispetto a quello che è stata la tendenza, in un caso o nell'altro, poi magari vi spiegherò meglio. Ve lo dico perché poi alla fine avevo ragione io, avevano torto loro, altrimenti non lo sottolineerei. Ecco. Il succo, quindi l'essenza di questo avevo ragione io, avevano torto loro, è il seguente. Con il, ad esempio con il governo francese, il loro advisory board per le apps, spiegai loro che bisognava assolutamente dare retta, purtroppo, a Apple e Google, che fare le cose indipendentemente da Apple e Google sarebbe stato un disastro, e quindi bisognava fare come la Germania e l'Italia. Adesso vi spiegherò molto meglio nelle slides, ma vi anticipo soltanto il succo della questione. E non mi diedero retta e la cosa non andò bene. Stessa cosa con il governo britannico, siamo partiti con un'app disegnata come se fosse il Servizio Sanitario Nazionale a decidere, determinare e stabilire anche questioni tecnologiche. Lo sapete bene, lo rispiegherò anche durante la presentazione nelle slides, non è così. Chi controlla l'API, API, cioè l'interfaccia che uno deve utilizzare affinché decide anche quale app può girare o non girare su quella piattaforma. Non ci vuole un genio, vi assicuro che il governo britannico ha preso un palo di quelli veramente robusti e basta googlare, abbiamo come governo britannico prodotto un'app assolutamente inutile che non teneva conto di questo, che pensava di poter fare meglio e di più in alternativa, non ha funzionato perché 2 più 2 fa sempre 4, anche se non ti piace, e quindi abbiamo poi, o meglio, a questo punto se permettervi, hanno buttato tutto e ricominciato da capo, e l'hanno fatta seguendo le indicazioni della API, della Google App. Questa è un po' l'essenza della parte più tecnica. Adesso, detto questo, nella presentazione ritornerò su questo punto vorrei anche dare un po' di contesto, sia passato e sia anche futuro, perché, come già anticipavo ad alcuni di voi, sarebbe bello anche discutere insieme un po' della nuova legislazione sull'intelligenza artificiale, uscita da poco, ma molto rilevante per la chiacchierata che facciamo noi oggi insieme. A questo punto, forti di questa tecnologia che dovrebbe aiutarci, speriamo che la condivisione funzioni, sta per arrivare, vi chiedo conferma tra un attimo,
Bene, dovrebbe essere in arrivo. Mi dite se si vede bene? Sì, si vede. Potete confermare? Benissimo. Allora, ecco qui, giocando un po' con l'inglese, dal Mind the App, che sarebbe il famoso gap londinese, se siete stati a Londra, nella metropolitana, alle apologies, cioè dal fate attenzione che qui le cose non stanno funzionando, a purtroppo non hanno funzionato. Passo indietro. Questo diciamo, sintetizza bene quello che è stato l'esperienza dell'app in Gran Bretagna e la MIT Technology Review. Diciamo, colleghe e colleghi vostri all'MIT, e il contact tracing dell'UK è stato un fiasco veramente colossale, ma di quelli che lo devi disegnare con attenzione per fare un botto di questo genere. Vi farò vedere poi, vi ho già accennato perché, ma l'idea è abbastanza semplice. Allora, un passo indietro. Queste COVID-19 apps, poi la voce su Wikipedia si sprecano, queste, lo sapete benissimo, ma per chi fosse stato in vacanza sulla Luna negli ultimi 2 anni, questo è un po' un sommario. Sono applicazioni software per fare un po' di contact tracing, a seconda poi di quello che questo può significare o meno, in risposta ovviamente a questa pandemia. Vi ricordo anche che questa è stata una grande prova d'orchestra per future pandemie. Le pandemie non spariscono con questa, ce ne saranno altre. Qualcuno, sottoscritto incluso, ha pensato, ma possiamo anche pensare a questo con un grande test, una prova d'orchestra per vedere cosa succederà alla prossima. E avrebbero dovuto funzionare, non è andata tanto così, in 2 fasi. La prima fase avrebbero dovuto ridurre il numero dei casi infetti, quindi la cosiddetta abbassamento o appiattimento della curva. Ormai su queste cose siamo diventati tutti esperti, doppi logaritmi, robe del genere. E la fase 2, chiudere il lockdown e tornare alla normalità. Quindi avrebbero dovuto avere questa doppia lama, cioè doppio taglio. Purtroppo fin dall'inizio si sono creati due, diciamo così, blocchi, due standard, due gruppi. Ecco qua semplifico molto, e alcuni di voi che hanno studiato queste cose da vicino ne sanno molto più di me. Si trattava di creare degli strumenti molto distribuiti, ma in alcuni casi la distribuzione era, chiamiamolo così, centralizzata, in altri invece era veramente distribuita. Ecco, questi sono due modelli, il PPT e il DP3T, tutte robe, insomma, non particolarmente memorabili. Di nuovo, voci su Wikipedia che vi spiegano molto meglio in dettaglio le varie tecnologie, ma che vi fanno vedere come in un caso la distribuzione delle informazioni tra Mario, Giovanni, Laura e Peppina poi alla fine però avesse dietro una raccolta dati centralizzata. Le ragioni per questa raccolta dati centralizzata sono molte, ed è stato un modello, ad esempio, che abbiamo cercato o hanno cercato di implementare in Gran Bretagna. L'idea è che con i dati fai molte più cose. Ora, questo lo so pure io. Io l'ho dovuto spiegare a un professore di bioetica qui a Oxford, che grazie all'evidenza dei fatti, che se hai dati puoi fare più cose, previsioni, analisi, simulazioni. Il problema è che quando raccogli i dati, anche in versione, non quella centralizzata brutale, ma anche in quella nella versione che vedete a sinistra, cioè dove c'è molta distribuzione, ma poi alcuni dati anonimizzati in ogni caso vengono raccolti centralmente per poi essere ridistribuiti, anche nel caso in cui tu riesca a fare questo con la massima attenzione nei confronti della privacy, resta il sospetto in chi usa queste app che qualcosa possa andare male. Quel sospetto, e anche su questo poi magari torneremo, è esattamente dove è crollato, no, il sistema delle app, cioè la mancanza di fiducia. Ora, per avere fiducia in un sistema, tu devi avere il senso che tu comunque non ci rimani. Allora sì che hai fiducia. Cioè, immagina, mi fai un prestito. Dici, guarda, questo prestito, cioè, no, ma ti devi fidare della mia parola. Sono una persona onesta, te lo ridò. Va bene, ma sì, giustamente, sì. Luciano, persona onesta, però sai, facciamo un contratto.
io mi fido di te, ci mancherebbe, però col contratto dormo più tranquillo. Ecco, questo è stato un po', diciamo, il contratto sociale che abbiamo fatto con la popolazione non ha avuto questa natura. Ad esempio, mi ricordo in Gran Bretagna, e ve lo dico perché poi in altri contesti è andata leggermente meglio, cioè meno catastrofica la cosa, la prima versione dell'app era basata interamente sulla fiducia che la gente avrebbe dovuto avere nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, che prometteva di non fare nulla di male con questi dati. Non l'ha scaricata nessuno. Perché anche in Gran Bretagna, anche NHS, che vi ricordo, ai Giochi Olimpici, non so se lo ricordate, una cosa assurda, c'erano quei letti, ospedale, cioè il Servizio Sanitario Nazionale in Gran Bretagna, soprattutto in England, non è una cosa come il Servizio Sanitario Nazionale in Italia, sta allo stesso livello di identità nazionale della regina, cioè qualcosa di cui il paese è particolarmente fiero, tanto da presentarlo come uno dei punti importanti nella sua storia ai Giochi Olimpici. Ci siamo? Questo è il livello al quale stiamo lavorando. E anche un sistema nazionale di quel genere, cioè presentato ai Giochi Olimpici come una delle vette della civiltà britannica di tutti i tempi, no, ci siamo? A questo è il livello. Anche quello non è riuscito a far leverage sulla fiducia, perché alla fine le persone, sarai anche la regina, ma io con te però faccio un contratto. Anche con la regina, va bene, cioè, ma tanto onesta, tanto bella appare, sì, però guardi, se mi deve riparare l'auto, eccetera, eccetera. Allora, torniamo alla nostra argomentazione. A un certo punto sono cominciate ad emergere queste app, purtroppo in maniera molto scoordinata, internazionale, chi le faceva in un modo, chi le faceva in un altro, poi in Europa non ci siamo coordinati, purtroppo, e abbiamo cominciato a parlare del controllo della tecnologia. Ora, quello che vedete a destra è un articolo che abbiamo pubblicato con il mio gruppo di ricerca, Jess, Josh, sono due miei studenti di dottorato, Rosaria Tadeo, una professoressa associata, mia collega, ex mia dottoranda, tanto, tanto, tanto tempo fa, che abbiamo pubblicato su Nature. Voi che fate una rivista sapete che Nature è una rivista molto importante. E li pubblicammo in tempi molto rapidi delle guidelines etiche su come fare queste tracing app. Vi parlo di questo nelle prossime slides in maniera più dettagliata. Facendo leva sulla quarta di queste voci che vedete a sinistra. Ora, normalmente il controllo della tecnologia, qualunque essa sia, dalla ruota al calamaio, all'automobile, fino alle app di cui stiamo parlando, viene gestita, controllata, indirizzata con queste quattro forze. O queste quattro forze possono essere anche perfettamente compatibili o addirittura complementari, quindi non sono o meglio, per chi ha studiato logica in questo gruppo, è la disgiunzione logica, il VEL, non out. Uomini o donne possono partecipare in quel senso lì. E quindi il mercato, ovviamente, che noi normalmente riteniamo essere la forza che determina spesso il successo o meno e quindi il controllo di una certa tecnologia rispetto a un'altra, quello che fate voi, la legislazione, l'opinione pubblica, perché magari la legislazione dice di sì, il mercato dice sì, l'opinione pubblica si ribella e l'app non funziona, perché è legale, il mercato l'ha anche approvata, ma l'opinione pubblica non la vuole, e poi l'etica. L'etica che generalmente poi finisce per influenzare tutti gli altri tre fattori, cioè quello che a noi grosso modo ci sembra giusto o sbagliato, quello che vorremmo vedere realizzato nel mondo oppure no. Dicevo, queste quattro forze sono sempre in azione, a volte in contrasto, a volte in collaborazione tra loro. Noi abbiamo fatto questo lavoro, e quello che vi sto presentando oggi ovviamente non in termini di forze di mercato o legislazione, quella hard, non la soft, e quella di pubblica opinione, ma opinione pubblica, ma di lavoro etico. E su questo il passo successivo è chiedersi quale verifica e quale convalida si possa avere dal punto di vista etico della tecnologia che uno sta sviluppando. Mi fermo un attimo qui perché questo può essere o molto noto o del tutto ignoto. Perdonatemi se l'avete già sentito tante volte, parlo per quelle persone che invece di questo non hanno mai sentito parlare. Nel design di qualunque oggetto che avete in casa,
che sia, diciamo, un oggetto un po' serio, che ha avuto bisogno di, una, di un controllo ingegneristico, quindi immaginate una lavastoviglie. Questi due momenti, cioè della verifica della convalida o della validazione, sono standard nel design ingegneristico. Ora li possiamo noi importare dal design ingegneristico in qualunque contesto dove ci sia design, incluso quello legislativo, ma nell'architettura, nell'informatica. Perché? Perché si pone queste due domande, che sono diverse. La prima è: stiamo costruendo la cosa giusta? È questo che vogliamo costruire? È questa app o un'altra? La seconda domanda, una volta che tu hai dato la risposta, cioè, sì, è la cosa giusta, dobbiamo fare questa cosa qui, è: ma la stiamo facendo nel modo giusto? Oppure la stiamo facendo in maniera sbagliata? Banalizzo con la lavastoviglie. Cioè, è questo l'oggetto che vogliamo costruire? Una lavastoviglie? Oppure una lavatrice? No, guarda, una lavastoviglie. Benissimo. Questa lavastoviglie l'abbiamo costruita nel modo giusto? Oppure lo sportello perde, non funziona, c'è una rotella in più? Cioè. Queste due domande sono completamente diverse, ma sono ovviamente completamente correlate. Cioè tu devi azzeccare la risposta giusta sia all'una che all'altra. Perché questo è fondamentale? Perché adesso torniamo un po' alle app del coronavirus. Siamo in Gran Bretagna, siamo a Londra, c'è questo advisory board per il governo messo su e io sono uno dei membri. Spiego questa cosa. Guardate signori, che dobbiamo fare tutte e due. Purtroppo i miei colleghi non sembrano essere d'accordo. E ci viene detto da chi può dircelo sostanzialmente, dal governo, dai ministeri, eccetera, che non è la prima domanda per la quale noi siamo stati interpellati, è soltanto la seconda. Ve lo riassumo così io, non è che l'hanno parlato in questo modo. Ma sostanzialmente è: un advisory board mi deve dire se stiamo facendo quello che stiamo facendo nel modo giusto. Io ho continuato a dire: guardate che prima ancora di dirvi se lo state facendo nel modo giusto, cioè se questa app che state costruendo la state facendo nel modo giusto, vi dovete chiedere se è l'app che volete sviluppare, perché se non è quella giusta, la stessa, è ininfluente che la state facendo bene o male. Con un'analogia, per chi forse si è persa o si è perso un po' per strada, spiegavo qualche mese fa. Voi ci state chiedendo se stiamo su un autobus pulito, ma io vi sto ponendo la domanda se stiamo andando nella direzione giusta con questo autobus, perché se l'autobus sta andando nella direzione sbagliata non me ne frega niente che sia pulito, sporco, aggiustato, bello, brutto, è la direzione sbagliata. Allora tutto il dibattito sia in Francia sia in Gran Bretagna sulle app è stato imperniato sulla seconda parte, cioè sulla convalida, consuma, non consuma, finisce bene, finisce male, ottiene o non ottiene quello che deve ottenere, cioè, ma la prima domanda, dice, ma questa è l'app giusta oppure no? Che ovviamente poi riporta subito a, ma le persone la scaricheranno oppure no? Se è quella giusta oppure meno? Saliranno sull'autobus nella metafora precedente, se va nella direzione giusta, indipendentemente o meno che sia pulito oppure no? Bene, a questo punto avete la distinzione, sapete un po' la situazione in corso. Vi faccio una veloce presentazione in due slides, questa è la prossima, di quello che noi abbiamo anche fatto come lavoro con il mio gruppo di ricerca sull'etica delle app. Se fino a che punto queste app sono eticamente giustificate, sono queste, e poi nella prossima slide ne aggiungeremo altre, sono quelle che tutti dovresti porre. E hanno un certo numero di principi di alto livello. Questa app è necessaria? Questo a voi dovrebbe risuonare subito, perché è tipico della legislazione. Cioè, questa misura legislativa è necessaria? È proporzionata? È, da un punto di vista scientifico, ok? Cioè, funziona? Con un po' di sottodomande. E poi, è temporanea? Sulla temporaneità, le altre penso mi sembrano abbastanza ovvie, vorrei aggiungere un commento all'altro. È una cosa su cui ho insistito molto, anche parlando con rappresentanti in maniera informale del governo italiano, e questo non è mai stato fatto, con grande errore, perché dovendo io chiedere la fiducia alla popolazione, la fiducia la ottengo più facilmente se dico anche me la devi dare per 6 mesi, poi stacco tutto. Qui in Gran Bretagna, ad esempio, noi, quando il governo ha creato la prima app, disse che sarebbe stata attiva con tempi indefiniti. As long as it takes. No, grazie.
Allora, tra 5 anni c'è ancora questa app che mi controlla dove sto, posizionamento, eccetera. Nasce subito la sfiducia. Allora, cominciate, questo ritorno tra poco, i cosiddetti trade-offs, cioè il bilanciamento tra vari elementi, che è tipico poi del lavoro del legislatore, sono bilanciamenti, sono trade-offs molto delicati spesso. In questo caso, tu porti a casa, no, maggiore fiducia soddisfacendo 1, 2, 3 e 4. Il 4 soprattutto riporta a casa moltissimo da un punto di vista di fiducia. Immaginate appunto se io vi chiedessi un prestito di nuovo e vi dico: guarda, mi servono 100 euro, te li do la settimana scorsa, la prossima. Questo è un conto, piuttosto che dire te li do un giorno di questi, ma forse. Bene, a questo punto queste sono le altre domande successive. Torno indietro un attimo per farvi vedere. È l'app corretta, vedete in rosso, che stiamo sviluppando, ricordate le due domande, e poi le altre domande successive rispetto a quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo correttamente? Ad esempio, è volontaria? Richiede il consenso? Fino giù giù alla fine c'è, numero 16, un processo di decommissione dell'app? Cioè, quando questa dovrà essere ritirata dal mercato? Come lo facciamo questa operazione? Vi assicuro, con mio e del mio gruppo di ricerca, enorme sgomento, queste 16 domande arrivarono a suo tempo come una novità. Cioè, chi aveva sviluppato tutto questo? Qualcuno l'aveva azzeccata, qualcuno no. Ma non c'era stato un disegno complessivo di quali sono le questioni che dobbiamo affrontare se vogliamo fare questo lavoro in maniera decente. Di cui ovviamente i disastri, perché se le cose le fai male, poi evidentemente non funzionano. Vi dicevo, situazione grave, non si prende in considerazione la realtà, disorganizzati, si chiede: lo stiamo facendo bene, non stiamo facendo la cosa giusta, ma la stiamo facendo giustamente. Ovviamente metà della domanda, la prima metà salta e quindi comincia a fare delle cose sciocche. E ci sono 16 domande che noi avevamo codificato in quell'articolo su Nature, che cominciarono poi a circolare, per fortuna a un certo punto, dopo quell'articolo. Insomma, una serie di questioni, letteralmente dei box che tu puoi controllare, fatto, 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 sì, no, questo dobbiamo fare meglio, eccetera. Perché tutto questo diventa problematico? Perché le risposte a quelle 16 domande non sono tutte 16 sì, punto. Sì, 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 abbiamo finito. Si tratta in realtà di un trade-off. Ad esempio, sulla temporalità di queste app e su quando le ritirerai dal mercato. Questo dipende, cioè tanto più corto è il periodo, tanto maggiore potrebbe essere la fiducia, ma tanto meno efficace sarà l'app. Allora si tratta appunto di arrivare a dei trade-off. Anche qua, vi assicuro, io vedo in giro, anche oggi, in vari contesti, il seguente problema, cerco di presentarlo facilmente. C'è un dibattito su un qualunque tema di policy, che volete, anche esempio legislativo, cioè. C'è un disaccordo, qualcuno finalmente arriva all'idea che non è che hai ragione tu o torto io o viceversa, ma ci dobbiamo mettere d'accordo, passo successivo, benissimo, mettiamoci d'accordo, bisogna trovare un equilibrio, fantastico, chiuso, punto, problema risolto. Lo capite che è dove inizia il problema? Cioè che tutto quello che abbiamo fatto da siamo in disaccordo a c'è bisogno di un equilibrio è soltanto, vuol dire, il riscaldamento quando poi si comincia a giocare, perché il vero gioco inizia quando l'equilibrio lo devi trovare, cioè il trade-off. E il trade-off è veramente problematico. Io vi ho messo qua un'analisi molto sempliciotta, una grafica così banale. Prendete le colonne, quelle dall'alto verso il basso. Poco importante, desiderabile, altamente desiderabile, importante, critico. Cioè una cosa della quale non puoi fare a meno. Va bene? Quindi da 1 a 5 in vari gradi di quanto ti importa avere, no, questa particolare tecnologia. Questo vale per le app, ma anche per altre cose. E poi mettete nella colonna a sinistra, sull'asse delle Y, si direbbe, e alcuni elementi, questi possono cambiare. Vi ho messo lì un esempio. È accettabile legalmente? Questo è un elemento critico, non può essere una cosa importante oppure desiderabile, no. E quindi metti la barra al massimo. Quindi, legalmente accettabile? 5 su 5. Utile dal punto di vista medico? Quello è fondamentale, nel senso, non è critico, magari se a volte non funziona, pazienza, neutrale, però è importantissimo. Che faccia bene alla società, beh, magari io quello posso anche essere un po' meno interessato e dire no, ma altamente desiderabile.
E poi utile per studi epidemiologici in futuro? Ma desiderabile, ma insomma, pazienza pure. Vi ricordo che la temporalità e la cancellazione di tutti i dati dopo 6 mesi avrebbe distrutto completamente l'utilità di questi dati per studi epidemiologici futuri. Cioè, tu in fin dei conti, questo era il professore mio, un collega di Oxford, cocciuto come un mulo, e che fino all'ultimo giorno insistette sulla raccolta dati centralizzati perché sarebbe stato fondamentale per fare studi epidemiologici in futuro. E io dovevo continuare a spiegare che così, certo, quanto sarebbe stato bello, sì, ma la app sarebbe stata assolutamente inutile, non l'avrebbe scaricata nessuno, non mi diederei, e pazienza, la cosa è andata a scatafascio. Allora, sulla utilità epidemiologica non può essere critico, non può essere neanche importante, non è neanche altamente desiderabile, è un di più, è una cosa che se c'è bene, se non c'è pazienza. Allora, questi, diciamo, puntini immaginate appunto una gradualità che voi potete determinare spostando a destra e a sinistra le varie barre. Ecco, ciascuno di noi poi mette quei punti in situazioni diverse. Allora, immaginate che siamo a 4 e abbiamo 4, chiamatele, matrici su questi trade-off diversi. È lì che inizia il dibattito. Cioè, non solo il dibattito inizia quando tu finalmente hai capito che devi raggiungere un equilibrio, ma il primo capitolo è quello di capire quali diversi equilibri, ad esempio noi 4, vogliamo ottenere. E quindi qual è il trade-off tra i vari equilibri che ciascuno di noi vuole ottenere. Allora, spero che non sia troppo complicata, però il mondo è fatto così. Allora, se A, B, C e D, tutti e 4 hanno 4 matrici diverse di trade-offs tra i vari parametri, capite che lì bisogna cominciare a fare un lavoro di convincimento, di fact-checking, cioè di simulazione. Insomma, ci sono varie strumentazioni che ci permettono di lavorare meglio. Questo è un po' quello che può essere un sorta di sommario. Allora, c'è una sorta di disaccordo iniziale sulle app. Il disaccordo finalmente comincia a essere irreggimentato in un disaccordo su che cosa queste matrici diverse che ciascuna persona, ad esempio nell'advisory board, può avere in mente. Immaginate che per semplicità, perché uno vuole bene al mondo e le cose vanno meglio, ci sono gruppi, non so, diciamo, eravamo per fare 9 membri, ma in realtà non ci sono 9 matrici diverse, sono 2 gruppi, uno a favore di una e uno a favore di un'altra, ma c'è un trade-off tra i trade-off da ottenere, quindi un meta equilibrio da ottenere. E poi c'è un ulteriore disaccordo su come tutto questo può essere ottenuto, cioè delivered. Quando le persone mi dicono, cioè un momento footnote all'atere, il mondo va verso la disoccupazione, non ci sarà più bisogno di, ad esempio, persone che sappiano di legge e sappiano tenere trade-offs, avete capito che questo lo fa soltanto una mente umana. Non c'è intelligenza artificiale che vi permette di risolvere questo, perché si tratta di prendere in considerazione con grandissima intelligenza e capacità anche di previsione scenari che una semplice AI che ti dice è andata sempre così, continuerà ad andare in questo modo, ad esempio, non può, analisi regressiva, per esempio, non può certamente ottenere. Qui si tratta in realtà di utilizzare quello che i greci chiamavano il nous, cioè l'intelligenza, quella un po' saggia. Bene, andiamo avanti. Che cosa accade? Adesso vedo un po', insomma, il background, eccetera. Succede che a un certo punto la Francia, la Germania, l'Italia, NHS England, vi ricordo, e altri cominciano a sostenere una soluzione centralizzata. Si era partiti in Germania con la PEP-PT, poi varie varianti, ma grosso modo una variante di queste app che avesse un momento in cui i dati fossero centralizzati, poi possono essere distribuiti con sicurezza, questo e quest'altro, ma che da qualche parte questi dati venissero raccolti. Ora, Apple e Google subentrano e forniscono una API che supporta esclusivamente una architettura decentralizzata. In questo caso, prendiamo l'esempio più classico, DP3T. Che succede? Che Italia e Germania cambiano subito approccio. Con intelligenza, ma anche con enorme sorpresa per chi non aveva capito chi avesse il coltello dalla parte del manico. Ve lo farò vedere tra un poco in maniera molto più, diciamo così, drammatica, ma vi ricordo che questo significa che a un certo punto, qualche mese fa, diciamo così, che l'industria tecnologica digitale ha gettato la maschera e ha detto: signori, qui comandiamo noi.
voi sarete anche i governi nazionali della Germania, dell'Italia, cioè, ma se volete che questa cosa funzioni, o fate come diciamo noi, oppure non funziona. Non è banale. Per un'altra volta, in un altro contesto, per un altro dibattito, si parla qua di sovranità digitale, cioè chi controlla cosa e fino a che punto. Allora abbiamo quindi l'Apple e Google che cambiano con le loro policy tecnologiche il comportamento dei governi e in versione un po' ironica, ironia che è continuata come sapete con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo della Apple, ma anche Google, sembrano essere quelli che difendono la privacy più dei governi. Su questo dibattito un'altra volta e in un altro momento, soltanto una nota all'atere. E lo faccio in maniera un po' utilizzando due caricature. Caricatura europea. Noi abbiamo visto le cose più atroci che l'umanità abbia mai fatto su questo pianeta, per non parlare dei prossimi e dei successivi, nella storia umana sono avvenute a causa degli stati, dei governi. Fascismo, nazismo, Unione Sovietica, franchismo in Spagna, i colonnelli in Grecia, cioè, oppure colonialismo, cioè i governi. Eppure, no, noi in Europa abbiamo paura soprattutto delle aziende. Abbiamo anche paura dei governi, ma soprattutto delle aziende. In America le cose peggiori, da sempre, le fanno le aziende. Eppure gli americani hanno paura dei governi. L'americano medio teme Washington, la centralizzazione. Torneremo su questo argomento magari un'altra volta, però capire perché. Lì dove il danno peggiore è stato fatto da A, tu hai paura di B, e dove il danno peggiore è stato fatto da B, tu hai paura di A, forse è coerente su quanto potere eserciti A, che ti dice di aver paura di B, e B, che ti dice di aver paura di A. Ma forse non è un caso che ci sia in sottofondo questa coerenza. Ricordandovi questo, allora noi oggi abbiamo, basta appunto chi ha scaricato anche le versioni, magari quelle beta, come mi diverto a fare io con il mio iPhone, lo faccio da un po', la vostra privacy è più protetta da un iPhone, che vi chiede se vuoi veramente che questi dati siano, eccetera. Ora, non è che l'Apple sia questo santo, aspettate, per un'altra volta, in un altro contesto, l'Apple è un'azienda interamente dedicata alla salute, è un'azienda di healthcare, punto. Se capite questo, capite anche che i dati prima o poi li utilizzerà, non c'è via di scampo. Allora, attenzione ai cavalli di Troia, quindi, quello che vi regalano da un lato, poi detto questo, rispetto ai governi in quel momento. Vi dicevo, presentazione più drammatica. Allora, questo è qualcosa che trovate su YouTube, è un seminario Zoom fatto da due rappresentanti della Apple e della e di Google, in cui presentavano al professore in segreto, la necessità di sviluppare le app conforme alla protezione sulla privacy, eccetera. La linea, la riga sulla quale io vorrei farvi soffermare è questa. Ho questo detto in pubblico a membri del Parlamento europeo. Google Apple can disable the system on a regional basis when no longer needed. È un punto di non ritorno questo. Se c'è una cosa che vi dovete ricordare di tutto quello che ho detto oggi, è questa frase qua. Questo vuol dire che le due aziende hanno letteralmente la chiave di casa. Aprono una porta e chiudono una porta come, quando e se vogliono in tutto il mondo, in ogni momento. 24 ore al giorno, 360 gradi su questo pianeta. Non è rassicurante. È un fatto, e quindi io insistetti con la Francia, la Germania, chi voleva starmi a sentire, è un fatto, tenetene conto. Non fate finta di avere voi la chiave di casa, perché se qualcosa sta bruciando dentro casa e dovete entrare dentro casa, la chiave la dovete andare a chiedere a loro. La app la dovete fare con quella API, perché se no non funziona. Ok. Ho sentito che abbiamo trovato un loophole, questo in Gran Bretagna, La nostra app funziona perché c'è un loophole sull'iPhone e quando chiudono quel loophole ha delle cose, ragazzi, atroci, proprio di stupidità, di quello che non lo vuole vedere le cose. Benissimo, infatti il fallimento è stato lì.
ma questo non vuol dire che questa sia una buona notizia. Dice, allora sei contento? No, sono disperato, perché la chiave di casa ce l'hanno loro. Allora qual è la strategia giusta qui? È che oggi, mentre stiamo parlando, proprio a tutt'oggi, la chiave di casa ce l'hanno loro, e quindi se devi chiedere qualcosa, vai da loro e gli chiedi di aprire casa. Vai da loro e fai la... Domani però dobbiamo cambiare la situazione, dobbiamo riprenderci la chiave, tanto per non restare in metafora. Cioè questo non dovrebbe avvenire. Non è concepibile che, ad esempio, tutta l'Europa, anche unita, che non lo è stato, ma immaginate avesse avuto una politica unificata Unione Europea, in ginocchio a chiedere per favore mi fai funzionare l'app che ho sviluppato per 450 milioni di cittadini a responsabilità politica, accountable, eccetera, sul tuo sistema. E non è una cosa, diciamo, la società in cui vorremmo vivere. No? Ho detto questo facendo anche conto che questi non sono un Belzebù, cioè la due poi hanno fatto un lavoro decente, poveracci, non è che, ma è la gracilità del sistema che preoccupa, perché oggi Apple e Google fanno le cose decenti, ci piacciono, ma a Singapore non è andata proprio così, e se in Cina poi facessero lo stesso lavoro, noi strilleremo dalla mattina alla sera. Stiamo arrivando verso la fine, perché poi il resto è un po' più facile. Allora, immaginate che la privacy a questo punto non sia più un problema, immaginate per un momento, e cioè che abbiamo fatto una buona app, l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo fatta in maniera altamente distribuita, Google e Apple hanno avuto ragione, l'app sul sistema funziona, eccetera. Restano questi altri due problemi enormi, efficacia e giustizia sociale. Sull'efficacia bisogna ragionare un po', perché quelli sono dati del 2017, i più recenti che abbiamo. 43% della popolazione europea ha un livello insufficiente di skills digitali. 43%. Non quattro gatti. Allora, il 17% non ne ha proprio. Allora, voi immaginate uno scenario in cui noi abbiamo un'app che funziona a livello europeo, bellissima, l'app giusta, fatta bene. Ricordate? Validazione e verifiche e validazione con valida. E tutto quel mondo lì che... Il 17% non c'ha proprio, non c'ha il telefonino, non lo sa usare. Che cosa vogliamo fare? Io in quel periodo suggerii, ad esempio, lo sviluppo a quattro soldi di altri oggetti, non di telefonia. Un portachiavi, un ciondolino, una cosa che ti devi mettere in tasca. Qualcosa che automaticamente tu lo compri e funziona e non devi essere né tecnologicamente avanzato, banale come tecnologia tra l'altro, e ci furono anche dei tentativi, poi notai che qualcuno da qualche parte aveva anche sviluppato qualcosa del genere, ma non è andato da nessuna parte. E poi c'è l'ingiustizia sociale, che non è soltanto quella dell'efficacia, che ovviamente è molto limitata, dati quei numeri, poi in Italia quei numeri sono ancora più atroci, come sapete benissimo, quella è tutta l'Europa, cioè vuol dire che ci sono anche paesi come il Lussemburgo. L'ingiustizia sociale non è soltanto quello che vedete sopra dell'efficacia, ma è anche quella degli incentivi. Io adesso non posso dirvi con chi ho parlato, ma immaginate che sia a livello ministeriale, e spiegai che non era possibile a suo tempo incentivare lo scaricamento delle app, permettendo soltanto a quelli che avrebbero avuto l'app di tornare al lavoro, prendere i mezzi pubblici, andare a teatro, perché quell'altro 17% o 43% ha a questo punto un doppio danno, non soltanto l'app non funziona perché non la posso scaricare, cioè sto dalla parte sbagliata del digital divide, come si suol dire, ma inoltre mi rendi un cittadino o una cittadina di serie B, cosa inaccettabile da un punto di vista democratico, una società un po' liberale. Ora questo si sta riproponendo pari pari con il dibattito sul passaporto, il coronavirus, terminologie diverse, eccetera. E posso viaggiare? Sì, no, eccetera. Beh, voglio dire soltanto se hai. E quelli lì che cosa faranno? L'altra metà. Ecco, ricordatelo, perché questo dibattito adesso sta ripartendo letteralmente negli stessi sensi. Io allora, a suo tempo, ministro in questione, dissi, guardi, lei deve trovare un modo di creare un incentivo che sia sganciato dalla cittadinanza di serie A o serie B. Dice, ma come facciamo? Ad esempio, è un esempio un po', diciamo, divertente, se volete, una lotteria. Se tu scarichi l'app, ogni mese diamo 1000 euro a quel numero, no, di codice. A quel punto tu non crei un cittadino di serie A o serie B, perché non è che hai più diritti o meno diritti, è il conto è sganciato da viaggio, non viaggio, gioco, no, è indipendente.
E in compenso c'è un grande incentivo. Voi l'avete visto? Oh, questa è la prima, molto prima. Hai visto gli italiani quando c'è l'app che gli permette di risparmiare? Non so, non mi ricordo quando erano 100 euro se spendevi, eccetera, eccetera. L'hanno scaricata tutti quelli. E allora non si poteva fare lo stesso lavoro anche con l'app per la salute. Vi ricordo, sganciando gli incentivi dalla natura della cittadinanza che tu hai, prendendo semplicemente un biglietto da lotteria, che tu puoi comprare, poi no, a quel punto se l'hai comprato vinci, hai la possibilità di vincerlo, se non l'hai comprato nessuno si lamenta di non aver vinto la lotteria perché non ha comprato il biglietto, lo ricordo, che sarebbe un po' strano, ma tutti si lamentano di non poter essere in grado di fare le cose perché non hai l'app che il governo, eccetera. Questo per darvi un po' l'idea di come potrebbero essere andate le cose, ma non sono andate. Ci sono poi un po' di rischi, ma vorrei cominciare a chiudere un po' la nostra chiacchierata per arrivare a un po' di Q&A, vediamo un po' l'orario. Ci sono questo genere di rischi tra i tanti, sempre assumendo che la privacy sia stata protetta, cioè che in teoria l'app funzioni bene. Il rischio che sia una soluzione politica, cioè che, questo poi si è visto spesso in molti governi, cioè che l'importante è far vedere che hai fatto qualcosa. In realtà non frega niente a nessuno. L'app fa funzione o non funzione, pazienza, eccetera. Ma tu non puoi essere un governo che non ha la sua app per il coronavirus. No? Ci sono ovviamente i costi di aver fatto male le cose, punto numero due. C'è un'enorme distrazione nel far male le cose, cioè costi di opportunità, cosiddetti dagli economisti, per quello che non hai fatto e avresti potuto fare. Ci sono costi numero 4 di rischio futuro. Cioè, tu una volta che alla popolazione, come io dissi di nuovo a suo tempo, eccetera, eccetera, grillo parlante, guardate che quando questa app fallirà in Gran Bretagna e fallirà, poi convincere la gente a scaricarne un'altra è più difficile. Cioè, grosso modo, tu di fregature ne dai una, la seconda è molto più difficile convincere le persone a dire: no, ma guarda, abbiamo sbagliato tantissimo la prima, ma vedrai che la seconda è molto meglio. E poi ovviamente incrementa il cosiddetto digital divide. Ad esempio l'app sull'iPhone viaggiava dall'iPhone 6 in su, quindi non solo tu dovevi essere dalla parte giusta del digital divide, ma anche diciamo, un pochino meglio della media. Io ricordo un signore, qui nel mio villaggetto, ad esempio, che mi chiese: guarda, io non ho uno smartphone. Ho un vecchio Nokia, sapete, quelli proprio con la tastierina per i numeri, appunto, quelli che si aprivano così. Mi si guardi, lei purtroppo l'app non la può scaricare. Arriviamo un po' in chiusura, altre tre slides, questa inclusa, e abbiamo fatto. Cioè, guardiamo un po' a distanza. Allora, la tecnologia non è mai neutrale dal punto di vista etico, questo lo sappiamo. La cosa importante da capire, passo successivo, cioè non soltanto neutra, no. Ah, allora, a seconda di come la usi, da un lato o dall'altro, non proprio. È una cosa un pochino più sofisticata. La tecnologia non è neutra nel senso che alcune tecnologie hanno una carica positiva e altre ne hanno una carica negativa. Se io vi parlo di mine antiuomo, è un po' difficile, dipende, no, non è neutrale, dipende da come la usi. Beh, no, è una mina antiuomo, cioè quella è fatta per uccidere persone. Cioè, proprio tanto positiva non potrà essere. Ci sarà anche un uso positivo in caso di difesa contro il nemico, ci mancherebbe, ma di grosso modo, di suo, quella tecnologia non è una tecnologia buona. Una tecnologia che ti aiuta, no, a combattere il virus, di suo, grosso modo, è buona, poi può essere cattiva, usata male, essere sfruttata per scopi illegali, eccetera, ma di default non solo non è neutra, ma è a carica positiva. Ecco, il digitale, per quanto mi riguarda, ha una sua carica positiva, che se usato, diciamo, come dovrebbe essere usato, avrebbe degli effetti positivi. È che lo usiamo male, molto spesso. Bisogna, due, assumere subito che trust non è una strategia. Vedrai che si fidano. La fiducia va conquistata, ma non la puoi assumere. Questo è fondamentale. I dibattiti pubblici possono ledere la fiducia. Questo lo scrivevo molto prima, devo dire la verità, di tutto questo dibattito, tanto tempo fa. Io il primo paper, avete capito che faccio un po' il grillo parlante, ma pazienza. Ma io il primo paper che ho fatto, che ho scritto sulla disinformazione online, non c'era il web, cioè c'era soltanto internet. Spero che sappiate che cosa significa questo. Cioè, non c'era Amazon, non c'era Google. E si vedeva già da allora che la disinformazione sarebbe arrivata. Quindi,
In realtà a questo si aggancia il dibattito pubblico, dove ogni tanto la fiducia può essere lesa dal dibattito pubblico. Se chi dibatte in pubblico, ad esempio, sono scienziati che si tirano parolacce davanti a tutti sulla in televisione, perché la poveretta o il poveretto che sta a guardare non si fida più né dell'uno né dell'altro. Allora, attenzione a osannare il dibattito pubblico come sempre buono, sempre comunque. Non è così. È anche il dibattito pubblico è uno strumento verso un fine. Che cosa vuoi ottenere? Maggiore informazione, più fiducia? Oppure vuoi ledere sia l'informazione sulla fiducia presentando tutto il contrario di tutto? Dobbiamo ribilanciare, no, ovviamente, il rapporto tra potere pubblico e privato, numero 4, e poi soprattutto questo è un disco rotto proprio che ormai dico da 10 anni. La vera sfida non è l'innovazione digitale, è la governance del digitale. E che ci facciamo con queste tecnologie? La vera difficoltà. Perché oggi soprattutto, un po' meno quando lo dicevo tanti anni fa, ma soprattutto oggi, Facebook, Apple, Google, se devono fare innovazione, comprano la prima startup dietro l'angolo. Tanto al chilo proprio, vi assicuro. Voi guardate ad esempio quello che hanno comprato, tra virgolette, Apple, Google, Facebook, eccetera, in termini di intelligenza artificiale. Ma hanno ovviamente pulito il mercato, hanno fatto innovazione in questo modo. Allora, l'innovazione la fai con tasche profonde, diciamo in inglese, deep pockets. La governance, quelle non ci sono tasche che tengono, devi avere l'intelligenza per farla. Quindi su questo, diciamo, buone notizie per voi che vi state preparando a questo. In futuro dovremo spostarci dall'empower all'enable. Questo magari non riprenderemo. Realizzazione di chi ti dà il potere. Partito con Facebook, i bambini sotto una certa età, 13 anni sì, 16 anni no, tutto quel dibattito lì. E soluzioni Facebook, noi vogliamo empower le famiglie, no? Tu vuoi enable, cioè rendere possibile alle famiglie di controllare, ma la responsabilità resta tutta tua. Tu non mi puoi dire, per esempio, qua in Inghilterra non si può acquistare alcol o tabacco se non si è maggiorenne. Il negozio che vende, ad esempio, una bottiglia di vino a un minorenne, non è che la soluzione è empower la famiglia per dire adesso ce la andiamo a riprendere con la famiglia del minorenne, no, il negozio chiude. Poi magari te la riprendi anche con la famiglia. Allora, attenzione quando vi sentite dire dobbiamo empower, no, la scuola che non funziona, empower le famiglie. No, deve funzionare la scuola. il mondo del lavoro, eccetera, cioè, empower, no, non è così. Quindi attenzione all'empower, non confondere, no, rendermi in grado di poter controllare e fare le mie scelte con scaricamento della responsabilità da te a me, così se qualcosa va male è colpa mia, no, grazie. Poi, le companies devono essere un third parties che devono però competere tra di loro. La competizione oggi non è presente. Voi vedrete che sarà quello che poi grosso modo faranno i nostri colleghi americani, perché loro non legiferano come facciamo noi in termini di diritti umani fondamentali e dignità umana, e si parte da lì per andare verso la legislazione europea. In realtà legiferano sempre in termini molto più facilmente, in termini di tecnologia, con l'antitrust, quindi la competizione. Cioè, quello è l'altro strumento che loro utilizzano molto più frequentemente. Tanto che l'amministrazione Biden ha già fatto, diciamo, ha lanciato molti segnali in questa direzione, andrà in questa direzione quasi sicuramente. E questo si vedeva già anni fa e bastava leggere e studiare. Cioè. Ecco, questo è un po' il futuro secondo me che si sta presentando. E a questo punto, ultima slide, scriviamo. E per il futuro avremo appunto delle soglie che resteranno un po' sempre le stesse, cioè per questa tecnologia deve essere semplice, utile, conveniente, eccetera, eccetera, ma la differenza sarà nella profondità delle trasformazioni. Voi immaginate appunto quello che oggi sta avvenendo con il dibattito della digitalizzazione in Italia, mentre la soglia dell'innovazione tecnologica è quella che vi metto nella prima riga. La profondità dell'impatto di queste trasformazioni sarà molto molto diverso a seconda delle SMI che prendete in considerazione, il settore, eccetera.
E quindi bisogna tenere conto delle direzioni multiple della trasformazione che stiamo attraversando. E me ne elenco lì due o tre, appunto, temi di riforma, politica, priorità socio-economica e così via. Allora, il futuro in realtà è molto aperto. Ci sono un sacco di bei problemi da affrontare. Io ho cercato di darvi almeno l'impressione che, questo forse è un eccesso di ottimismo da parte mia, spero di no, ma che a pensarci bene sulle cose si possono anticipare tantissimi problemi e trovare soluzioni che funzionano molto prima di fare errori. È che purtroppo al grillo parlante, lasciate stare il sottoscritto, ma in generale non dà retta a nessuno. Però la rabbia, vi assicuro, la frustrazione del grillo parlante dopo, quando gliel'hai spiegato e gliel'hai detto, e poi succede esattamente quello che gli hai spiegato e gli hai detto, e poi gli dici guardare che se avessimo fatto nell'altro modo avremmo salvato vite umane, sofferenza umana e un sacco di soldi. Ecco, questo permettete alta frustrazione. E chiudo qui, grazie. Adesso chiudo anche la presentazione e dovremmo rivederci tutti. Grazie mille davvero, professor Floridi. Un intervento davvero interessantissimo. Io chiederei subito se ci sono domande. Ricordo che ovviamente per chi non volesse tenere accesa la telecamera si può assolutamente utilizzare la funzione della chat. Per gli altri, se si riesce a utilizzare la famosa funzione della mano alzata di Teams. E passo la parola a Riccardo Ciani. Buongiorno a tutti e buongiorno anche al professor Floridi. La mia domanda è la seguente. Quali sono le implicazioni etiche di adottare app o comunque strumenti tecnologici obbligatori e quindi di forzare l'utilizzo da parte della popolazione di strumenti traccianti durante una pandemia? Anche in relazione a la seconda, c'erano un paio di domande relative a questo, c'era il consenso, eccetera, sulle slide che ha mostrato relativamente alla validazione. Grazie. Grazie, sì, questa è una delle cose che abbiamo un po' toccato nella presentazione. La risposta deve essere per forza legata a due o tre variabili. Le variabili sono quanto è grave la situazione, letteralmente quante persone stanno morendo ogni giorno, perché allora tanto maggiore è la gravità, tanto forse più necessaria è l'imposizione dall'alto, cioè di una costrizione forte che vincola enormemente la libertà dell'individuo. Se quella soglia, diciamo così, accettabile anche dal punto di vista sociale, quindi non soltanto accettabile da chi determina le regole, ma anche da chi le regole poi le deve seguire, la popolazione, il consenso, diciamo, della popolazione è che in effetti la crisi è talmente grave che c'è bisogno di una imposizione. L'altra variabile è, spero di riuscire a spiegarlo in termini chiari da parte mia, è capire come la obbligatorietà di una soluzione tecnologica non sia legata alla impossibilità di qualcuno di adottarla. Cioè, tu non mi puoi obbligare a fare una cosa che io non sono in grado di fare. Chiaro? Mi devi obbligare a fare una cosa che poi però mi rendi, no, possibile fare. Cioè io ti devo dire, è obbligatoria, no, la cintura di sicurezza. Poi però nell'automobile ci deve essere la cintura di sicurezza, perché se non c'è la cintura di sicurezza, io come faccio ad avere la cintura? Però, no, però le automobili possono essere con o senza. Non ha senso, no? Allora, l'obbligatorietà di una soluzione così grave, ad esempio l'imposizione di una soluzione tecnologica a tutta la popolazione, pensare ad esempio adesso al passaporto per la mobilità, no? Oppure per il ritorno alla normalità, eccetera. Ma deve essere necessariamente pensata in tandem con e chi non ha la possibilità, eccetera, come può fare? Allora diventa una questione, diciamo, di tipo etico risolvibile. Se invece noi, stupidamente, ma soltanto chi è chiuso in qualche palazzina o palazzo, diciamo, di qualche ministro, pensa che basta dire che tutti devono avere la loro app nel loro telefonino perché qualcosa funziona, allora veramente vi ho dato i numeri, cioè tagli fuori enormi fette della popolazione. Allora a quel punto, dal punto di vista etico, è estremamente ingiusto. Per
Per questo le soluzioni tecnologiche non possono essere affidate esclusivamente a, ad esempio, una tecnologia abbastanza diffusa. Abbastanza diffusa non vuol dire la possono avere tutti. Ecco, fatto questi due parametri, trade-off, con questi due parametri, quanto è grave la situazione che necessita quindi un'altrettanto grave risoluzione? E la necessità di questa risoluzione mette tutti in grado di essere a norma, di compliance, oppure rende impossibile a certe persone potersi adeguare? Ecco, se questo, perché la discriminazione, se queste due variabili sono presenti, allora si può essere in grado di discutere sulla obbligatorietà. Il resto è o anetico e o sciocco. È proprio di mancanza di visione di come sta il mondo. Purtroppo mi pare che quando le cose vanno male sia più facile attribuire alla sciocchezza piuttosto che alla mancanza di eticità, cioè ovviamente governanti e lawmakers e decision makers che non vedono come stanno le cose e quindi prendono decisioni senza poi curarsi della gravità degli effetti di queste decisioni. Perfetto, c'è un'altra domanda da Giampaolo Abate. Buongiorno, grazie per il suo intervento. Durante la spiegazione mi sono venuti in mente gli ambiti delle human computer interaction e la user experience, soprattutto l'ambito psicologico. Com'è possibile secondo lei che durante la creazione di queste app non siano intervenuti? Perché mi sembra proprio che non se ne sia tenuto conto dell'utente durante la creazione. Allora ha ragione e non sa quanto ha ragione forse. È scandaloso, nel senso, io le ho viste fare, cioè io ho ancora nel mio cellulare qua la versione beta della prima app del governo britannico, che è stata distribuita, fate conto, a 1000 persone, perché erano in test e noi eravamo nella fase di lavoro. Nessuno è stato consultato per la user experience, ma letteralmente tipo il tasto è fatto bene, i colori... Semplicemente c'era una vecchia app del Servizio Sanitario Nazionale che è stata ricopiata. Punto. Un livello talmente becero di operazione che sembra, sapete, l'aziendina dietro l'angolo di zio Peppino? È uguale. Ci guarda, c'avevamo questa app, abbiamo usato la stessa interfaccia. E andava bene, andava male. Tra l'altro un'app disegnata e che aveva fallito a sua volta tanto tempo fa, che la Servizio Sanitario Nazionale aveva lanciato, nessuno l'aveva scaricata e non serviva a niente. E siccome ce l'avevamo, beh, grosso modo, e non ha funzionato, la ricicliamo. Allora, non posso che confermare la sua impressione. Quindi non sono state neanche compiute le indagini, ad esempio, intervistando, niente. Okay. Non che io sappia, almeno nel nostro advisory board non è mai arrivata una riga su, ma questa roba qui, la gente la sa usare. Ma anche ma sciocchezze del tipo la visibilità, a un certo punto l'unica cosa che accade è che nella versione beta della prima app che fallì completamente era talmente confusa la faccenda che uno di noi, mi ricordo, ho dimenticato, ma vedete, era talmente misleading e tu pensavi di fare una cosa, ma spingendo quel tasto ne facevi un'altra. Dice, almeno questo è riparato, perché... Cioè, spingi a destra e ti muovi a sinistra. Cioè, ma questo era il livello, cioè un pressapochismo veramente straordinario. Ok, grazie. Prego, purtroppo. Una buona domanda, grazie. Passo adesso la parola a Laura Camardelli. E Laura, penso tu abbia il microfono spento. Adesso anche la telecamera. No. Abbiamo perso. Sì, penso che... Beh, in caso... Magari si riconnetterà più tardi. Ci sono altre domande? Anche, per esempio, non per forza legate al tema dell'incontro di oggi del professor Floridi. Sì, Carlotta.
Salve, buongiorno. Innanzitutto la ringrazio personalmente per il suo intervento perché è stato personalmente molto interessante e sicuramente di spunto. Ci terrei a farle una domanda riguardo a un suo articolo piuttosto recente, un po' forse spazio, un po' forse ci colleghiamo al concetto di fiducia di cui parlava all'inizio della sua presentazione. In particolar modo nell'articolo The Green and the Blue and How AI Can Be a Force for Good, lei ha affermato che, brillantemente secondo me, l'unico limite posto all'intelligenza artificiale è effettivamente la nostra ingenuità, l'ingenuità umana, e quindi io da questa sua quote... Nel senso inglese. Sì, esatto. Da questa sua quote io mi chiedevo se lei pensa che sia questo il motivo per cui la mia generazione e le nostre odierne generazioni fanno forse uno spropositato affidamento a internet e forse si fidano troppo a un'ipotetica conoscenza che si crede che appunto internet abbia, ma forse non è questa domanda. Ringrazio. Grazie. Le chiedevo se il termine ingenuità lei lo avesse utilizzato come un falso amico, come si suol dire in termini di traduzione. Sì, perché ho immaginato nella traduzione, sì. Perché ovviamente ingenuity non è ingenuità. Ingenuity è l'intelligenza. E allora, appunto, nell'articolo io dicevo appunto ingenuity nel senso il limite dell'intelligenza artificiale è il limite dell'intelligenza umana, cioè di quello che siamo in grado di fare, di costruire, di sviluppare. Io credo che se c'è un uso molto più frequente, distribuito, normale, insomma, del digitale, via via che ci si passa con l'anagrafe, sia legato a un paio di fattori. Uno, banali, cioè vi confermo cose che già sapete. Uno, il fatto che ci si nasce dentro, e quindi né più né meno, è un po' come se uno dicesse la mia generazione utilizzava il motorino come se fosse molto di più della generazione dei miei genitori. Certo, cioè, erano ovunque, ce l'avevamo tutti, ci mancherebbe. Insomma, c'è una sorta di uso e aspettative diverse, nel senso, di quello che è la normalità. Quindi cambia la normalità, cambia anche diciamo, l'uso. C'è poi, secondo me, anche un fattore che è sempre legato all'anagrafe, ma è legato anche, se volete, alla difficoltà con cui ogni tanto le generazioni si adeguano alla tecnologia successiva. E in questo caso la tecnologia digitale ha fatto uno strappo molto profondo, molto veloce, più profondo e più veloce di altre tecnologie. E questo ha portato anche a un più difficile adeguamento di chi ha più anni, ma ha, come dicevo prima, ma anche a una forma di reazione contraria, cioè di rifiuto. Quando il cambiamento è esagerato, quindi quando lo sforzo per passare da qui a lì dovrebbe essere molto più alto, non soltanto lo sforzo non viene esercitato, ma c'è anche un rigetto, cioè c'è una forma di critica di quello che dovrebbe essere la nuova realtà, la nuova normalità. Io ho colleghi e colleghi, voi forse ne conoscerete Shirley Turkle, che sta all'MIT, che da anni continua a scrivere delle cose, ormai adesso è anche un po' cambiato perché non va più di moda, ma io con Shirley abbiamo fatto anche dei dibattiti un po' accesi, ma e scriveva ancora, letteralmente negli anni 90, descriveva la tecnologia come il nerd ragazzo bianco che mangia la pizza, beve la Coca-Cola, spara ai mostri da solo davanti al computer, lo sfigato. Non era vero allora, ma oggi non ha proprio senso. Cioè, secondo me lei non sa che vuol dire, tra l'altro, un videogame, cioè, ad altissima socializzazione. Allora, però questa narrativa continua perché diventiamo vecchi, la cosa brutta è questa. Allora chi fa lo sforzo, diciamo un po' come il sottoscritto, che non è mai cresciuto e quindi mi riesce facile, di continuare a pensare che veramente è una cosa straordinaria ed è bello saperne di più, capirne di più, ma chi invece si arrocca subito su posizioni di difesa, poi non è soltanto che non si adegua, ma critica. Allora la distanza diventa ancora più ampia tra chi oggi trova normale scaricare la nuova app magari per Clubhouse e vedere che funziona e poi dire vabbè, non era tutta sta gran cosa, pazienza, e chi invece dice ecco di nuovo la fine della socializzazione, i ragazzi tutti quanti sulle app, eccetera, eccetera. Io non ne posso più comunque di sentirmi dire i ragazzi e le ragazze di oggi, io veramente viene voglia di prendere il Kalashnikov.
Soprattutto quando poi, e chiudo qui, scusatemi per il momento polemico, quando poi chi parla dimentica di che cosa è stata la vita dei ragazzi e delle ragazze soltanto 70 anni fa. Io per fortuna papà è ancora vivo, del tutto lucido, dà appunti a diversi dei miei colleghi e a 86 anni io so che lui si ricorda i carri armati a Roma, americani. Nato nel 1934. Io devo immaginare, nel 45, cioè a 10 anni il carro armato te lo ricordi quando passa per le strade e ti lancia la cioccolata. Quello è il mondo in cui noi stavamo tanto bene? Ah, laudatio tempori sancti. No, grazie, proprio no, grazie. Allora sentirsi anche dire dai cinquantenni, sessantenni oggi, ah certo, la generazione attuale, non gli interessa la privacy. Io vi assicuro, gli studi che facciamo noi all'OII, le generazioni attuali sono molto più attente alla privacy. Enormemente più attenta alla privacy, è una privacy diversa, magari su alcune cose sì, su altre cose no, ma sarebbe idiota sentirsi dire, come mi sento dire io ripetutamente dal giornalista di turno, dall'intellettuale di turno, dal politico di turno, i ragazzi di oggi non hanno più interesse per la privacy, danno i dati a tutti, cioè, ma non è così, è un po' più complicata l'accenda, no? È che non gliene frega niente di dare quei dati a quel servizio, giustamente, ma su altre cose, tu prova a prendere a qualcuno il proprio iPhone, ma quello piuttosto ti spara piuttosto che darti tuo, insomma, un amico, cioè, come te la smanettare dentro, è privacy anche quella. Ecco, allora per chiudere qui, io non credo che la generazione attuale abbia cioè, sia nata con un unicorno, nata con tre orecchie o roba del genere, è che semplicemente è nata in questa, con una rivoluzione digitale già in corso, perché ormai è in corso da diversi decenni, ha una diversa percezione di quello che è normale, benissimo, e di quello delle aspettative che ha, benissimo, e ha come controbilanciamento il fatto che la rapidità e la profondità della trasformazione sono talmente ampia, talmente grave, che le generazioni un po' più vecchie, cioè chi ha visto solamente il mondo completamente analogico, al 100% come il sottoscritto, che ha visto il digitale arrivare, molti di noi hanno reagito con un rifiuto a questo nuovo digitale, fino al punto che, in Italia, ad esempio, noi siamo rimasti arretrati perché una classe politica, dirigenziale, decision makers, law makers, hanno, fino a che non è arrivata la pandemia, hanno cercato di evitare di fare i conti con la rivoluzione digitale. Ma l'altro ieri, quando continuavi a parlare con il politico di turno, cioè io ricordo dei dialoghi con Renzi, tanto per essere un po', no, espliciti, io la prima copia del pamphlet, il verde e il blu, l'ho data a Renzi. Che bravo che sono un dibattito. Invece non si è passato il tavolino. Digitale, sostenibilità, che c'entra? Ecco. 5 anni dopo arrivano centinaia di miliardi su quello. Perché? Perché non è capito niente. Perché quello che ti interessava era oggi, questo, quest'altro. Ecco, questa è la gravità della situazione. E che oggi noi, soprattutto in Italia, ma non soltanto in Italia, proprio la generazione vostra, cioè non devo dire che il digitale l'ha visto come una parte dell'ambiente, cioè, deve fare lo sforzo di gestire una classe dirigente più anziana che con il digitale ha un pessimo rapporto. Questo è gravissimo. Io ricordo a tutti, in genere, quando parlo con questi nostri colleghi, gli chiedo di dirmi quanti anni ha Netflix. Le risposte sono bellissime. 2-3 anni. Io sono su 15-20, non ricordo, tanto Google ci aiuta, ma non sono tutte. La che c'è Netflix, cioè, per tutta questa gente, Amazon, Netflix, Facebook, sono nate ieri, ma ieri proprio del tipo 1-2 anni, 2-3 anni, una cosa recente. Io oggi ancora sento parlare di didattica online come qualcosa di nuovo. Facevamo dibattiti a Carnegie Mellon negli anni 90 su modalità di didattica online, tra l'altro sponsorizzati in quel caso da Blackboard, che era un servizio di didattica online. Cioè sono 30 anni che noi accumuliamo materiale su come si fa la didattica online. In Italia all'improvviso si scopre. Questo è far cadere un po' le braccia. Chiudo qua perché sennò la stura veramente vi tengo tutta la giornata. Dalla chat ci dicevano Netflix 1998. Eccolo lì. Un aiuto dalla risica. Non è l'altro ieri. Assolutamente. Abbiamo ancora qualche domanda, professor Floridi, se per lei va bene. Allora, Laura Camardelli, penso che adesso sia che è tornata. Mi sentite?
Sì. Ok, perfettamente. Buongiorno a tutti, buongiorno professore, grazie per aver accettato l'invito, glielo dico da ex studentessa e membro della Law Review, è un progetto molto caro. E la mia, più che una domanda, forse una perplessità, spero vada a parare da qualche parte, è sicuramente molto sentita perché penso che molti di noi durante questi mesi siano stati da un lato molto ligi alle regole, dall'altro abbiano sempre tenuto alto il livello di senso critico rispetto a queste regole qui. E se da un lato sento un certo ottimismo e fiducia banalmente nel GDPR, che è un'impalcatura in cui l'Unione Europea ha riversato molto bene i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione Europea, li ha declinati nell'ambito della data protection e quindi teoricamente dovrebbe porre argine a delle eccezioni o a delle deroghe allo stato di diritto, alla tutela dei diritti, facendo finta che poi in Europa questo non accada effettivamente. Dall'altro però sento anche un po' una nota di sconforto e qui non vorrei scadere troppo nel politico, ma sono anche considerazioni vecchie quanto il biopotere, forse considerazioni che oggi fanno anche gli accelerazionisti e i sostenitori dell'iperstizione, quindi magari non così condivisibili, e cioè che il capitalismo banalmente come vive oggi e come si declina oggi e come si riflette sulla vita associata, sulla politica e le istituzioni, non è soltanto nelle forme del capitalismo della sorveglianza, ma soprattutto della sicurezza. C'è questa ossessione per la sicurezza, che è la sicurezza economica, che è la sicurezza dei confini, militare e quindi anche quella sanitaria. Ed è poi sempre la sicurezza che dà un po', è la ragione di fondo o è il fine ultimo, è semplicemente quello che può dare l'abbrivio a quelle derive quasi di paternalismo di Stato che noi abbiamo visto tra l'altro che lei citava il regolamento sull'Unione Europea, ad esempio, secondo me in quel caso si è, passando all'ambito tecnologico, si è tradotto il principio di precauzione in un principio basato sui rischi e forse su una paura altissima per l'intelligenza artificiale. Penso all'articolo 5 che parla genericamente di tecniche subliminali, di impatti sulla psiche, e questo con scarsa certezza del diritto, tra l'altro ignorando, come citava lei, il discorso per cui la tecnologia non è neutrale, come ne parla Kevin Kelly, eccetera. Però ecco, da ultimo effettivamente abbiamo visto queste derive di controllo da parte dello Stato che ci hanno fatto un po' specie, perché siamo tutti abituati a un'idea di trasparenza, di equità, di checks and balances. E la mia domanda è effettivamente come possiamo noi reagire di fronte a situazioni del genere, cioè ci resta soltanto il dissenso, la disobbedienza civile cosiddetta, oppure ci sono altre strade? Io una risposta non me la sono data, sinceramente. No, grazie, questo è un problemone e sono contento anche di chiudere un po' con questa bella, questa bellissima osservazione che lei ha fatto e anche guardando un po' a e allora che facciamo e che cosa si può fare. Anzitutto condivido l'analisi, sono d'accordo, e il tema della sicurezza è un po' uno yo-yo nella storia umana, nel senso che oggi è tornato di moda, non lo era qualche anno fa, speriamo che torni giù, ma insomma va su e giù. Inizialmente poi la politica lo sfrutta da sempre, e che sia l'impero romano o il fascismo o l'ultimo Salvini, cioè, con la salvezza e la sicurezza insomma, della popolazione contro problemi a volte molto presenti, a volte un po' che devono essere inventati affinché appunto certe manovre possano avvenire, questo è sicuro. Allora, su tutto questo sono molto d'accordo. Sulla domanda, cioè su cosa si possa fare, io penso che ci siano almeno due risposte, una in termini di rischio e l'altra in termini di progettualità. Il rischio è un po' quello che forse lei già stava sottolineando, cioè più che disobbedienza civile, forse oggi assistiamo più a uno sganciamento civile, nel senso che la persona media cerca di salvarsi la pelle, a livello di famiglia, a livello di gruppo, a livello di azienda, a livello di formazione, partita a scopone scientifico o a pallavolo, quello che sia, cioè, il gruppo, magari in città, magari in quartiere, però cerca di capire quali sono i limiti entro i quali può fare un po' la differenza, soprattutto essere safe, cioè, e si chiude in quei limiti.
È un'operazione, chiamiamolo così, nel senso tecnico un po' medievale, ma non cattivo di medievale, ma proprio quando tu hai poteri un po' sbilanciati, non sai mai quando ti arriva il prelato di turno o il potentato di turno, e allora cerchi di mettere un muro qui, cioè si salvi lì qua, insomma. E quindi salvi qualche manoscritto in qualche monastero, eccetera, eccetera. Insomma, una narrativa un po' da chiusura verso rischi esterni, e questo lo lo sfilacciamento sociale che c'è sempre stato in Italia, non è mai stato un paese unificato, e non credo che ci abbia proprio un DNA per farlo, e potrebbe essere un grande vantaggio in un mondo sempre più distribuito, ma non lo è al momento. L'idea che ogni città, ogni regione, ogni famiglia, ogni azienda, ognuno si salvi chi può, faccia quello che può nel suo limite, ma anche facendo bene, ma non coordinandosi, non cercando una soluzione, diciamo, sistemica, questo è il grande rischio, e lo vediamo tutti i giorni. L'abbiamo visto, ad esempio, con le misure per il coronavirus a livello regionale, cioè ognuno ha fatto come pensava poteva avere, anche proprio per ragioni di potere locale. Questo, secondo me, è un rischio, perché in un mondo in cui i problemi sono sempre più globali, il livello di coordinamento richiesto per la loro risoluzione è sempre più alto. E allora andiamo esattamente nella direzione opposta. Però questo è un po' paradossale, perché tanto più, perdonate la semplificazione, poi passo all'altra risposta, tanto più una società è poco ricca, o se volete, tanto più è ricca, andando su e giù nella scala, tanto di più o tanto meno sente la necessità di coordinarsi. Cioè, nel villaggetto dove siamo veramente in 50, e se non raccogliamo abbastanza bacche, non troviamo un bufalo, si muore, ti devi organizzare. Cioè, la società ha bisogno di un buon coordinamento tra i suoi membri, perché se no non sopravvive. Tanto più però diventa, questo è il paradosso, tanto più diventa affluente con la società, tanto meno si sente giustamente la necessità di conoscere anche il vicino, cioè, no, a me che me ne frega, io, un tizio simpatico, ciao, come stai? Non ho bisogno di lui per costruire il muretto, ci siamo, o per trovare il bufalo, eccetera. Al contempo però, tornare un po' al meccanicismo qua, in questa dinamica, tanto più povero, tanto più organizzato, tanto più ricco, tanto meno organizzato, la stessa dinamica che crea società affluenti è la dinamica che sta dietro ai problemi globali. Cioè, le società affluenti diventano sempre più globali, e i problemi globali hanno bisogno di grande coordinamento, che invece è presente quando tu sei povero, e allora sei fottuto, in termini, diciamo, così poco tecnici, nel senso che la società in cui dovresti vivere dovrebbe essere una società che pone altissima pressione sugli individui per coordinarsi. Purtroppo noi viviamo in società ad alto livello, diciamo, di ricchezza, di benessere e così via, per cui questa pressione non sussiste. Al contempo, queste società generano problemi in cui la pressione dovrebbe sussistere affinché vengano risolte. Questa dialettica è, una volta che l'ho capita, è micidiale. Allora bisogna creare quella pressione, né più né meno, attraverso l'educazione, attraverso i sistemi di mercato, attraverso legislazione, eccetera, eccetera. Torniamo quindi alla risposta più costruttiva, non al rischio, diciamo, no? al progetto. La progettualità sarebbe quella di avere una progettualità di tipo sociopolitico un po' rivoluzionaria. Cioè, bisogna però cambiare un po' il DNA della politica, ma di brutto. Io recentemente anche qualche cosa fatta di qui e di là, con un po' di attivismo, poca roba, ma è chiaro che la politica oggi non può essere riformata dal suo interno, soprattutto poi in Italia. Non si può pensare che oggi si possa prendere un partito, lo si svuoti, lo possa svuotare e farlo ripartire. D'altra parte, creare un altro partito fuori è un controsenso. Io dicevo recentemente a un convegno, cioè, per mettere del buon vino in quella bottiglia bisogna svuotare la bottiglia, pulirla e metterci il vino buono dentro. Se tu aggiungi il vino buono a una bottiglia che ha preso d'aceto, quella prenderà d'aceto, non c'è niente da fare. Allora, se tu aggiungi politica all'attuale politica, si adeguerà per forza a quella che oggi è la politica, che è quella che non vogliamo, che non funziona. Allora come si fa metaforicamente a svuotare la bottiglia, pulirla e metterci dentro del vino buono di nuovo? È schiare rivoluzione. Ora, noi le rivoluzioni armate non le facciamo più da queste parti, per fortuna. Allora bisognerebbe fare una rivoluzione civile. È difficilissimo. Di qui un certo moderato pessimismo. Nel senso che ci vorrebbe una rivoluzione civile tale che
svuotasse la politica dei suoi ottimali contenuti, la riempisse di contenuti buoni e potesse far fronte a quella dialettica che vi ho fatto vedere prima, tale che quella politica gestisse seriamente, globalmente, i rischi che abbiamo e non facesse finta di niente. Ecco, questo di fronte a un mondo che potrebbe vedere la sua, lo sterminio di questa razza nel giro di un paio di generazioni, se continuiamo su questa strada, non è banale, cioè non è un di più, un extra, lo compro o non lo compro il prossimo iPhone, però pare che questo livello di consapevolezza e quindi anche di agitazione intellettuale sufficientemente diffusa, e questo ci porta a essere a volte leggermente depressi su questo. Vi ricordo che, come dicevo all'inizio, non è tanto, io ho usato le parole appunto depresso, pessimista, ma tecnicamente è frustrazione, perché vedi le opportunità e quello che si potrebbe fare, i meccanismi che potresti mettere in moto, e vedi anche che questo non sta avvenendo. Si chiama frustrazione, perché le opportunità ci sono tutte, le risorse ci sono tutte, quello che manca è il rapporto tra opportunità e risorse e la volontà di metterle a terra per fare il cambiamento. Questa volontà, che poi si chiama politica, cioè con la P maiuscola, questa non c'è. E non c'è a tutti i livelli, non c'è con Boris Johnson, non c'è, lasciamo stare appunto in Italia, ma, e così via. Questo secondo me è il problema più grave che noi abbiamo oggi. Se io dovessi dire un problema che tutto questo riassume, è un problema politico. Noi abbiamo questo come il principale problema della civiltà umana su questo pianeta ventunesimo secolo, a tutt'oggi. L'abbiamo sempre avuto, e che in passato ha fatto meno differenza. Oggi potrebbe portare alla fine della vita umana su questo pianeta, e allora forse bisogna fare qualcosa di urgente. Quindi, in ultima battuta, io in genere suggerisco che dovremmo avere il nostro sbarco in Normandia qua. Cioè la nostra generazione, quella vivente tutta, dovrebbe fare un tale momento di salto, di qualità, veramente appunto da sforzo globale per cambiare le cose. Non basta una Greta che strilla di qua e di là, o un Biden alla Casa Bianca, ci vuole molto di più. Ce la faremo? Siccome poi la vita è breve, l'unica cosa da fare è provarci. Professor Flori, ci sarebbe un'ultimissima domanda. Io purtroppo sono già 10 minuti in ritardo con una vostra collega che mi sta aspettando. Assolutamente. La mia dottoranda, vi perdono tantissimo, però tanto questo dialogo lo riprenderemo, io arriverò, ci vedremo anche magari in situ, volentieri. Molto perdonatemi. Grazie. Ancora grazie per il suo tempo, ricordo a tutti che poi la registrazione sarà poi disponibile sui nostri canali. Va bene, grazie mille. Bellissima giornata, grazie, buon lavoro. Arrivederci. E a questo punto ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito. E se volete sapere di più sulle nostre iniziative, seguiteci sui nostri canali. Grazie mille.